Chiaro che c'è una tempistica da rispettare, come sapete c'è un problema proprio di documentazione e atti. C'è un commissario straordinario proprio nominato dal governo nazionale per velocizzare questi atti e quindi noi siamo qui oggi, lo siamo stati anche in prefettura, per fare in modo che tutto quello che può essere un iter, ciò che noi possiamo fare, lo stiamo mettendo in campo. Le risorse anche abbiamo dato disponibilità e ci sono. A questo punto ecco, i tecnici faranno il possibile e noi dalla parte nostra cercheremo di avere quello che è un ospedale quindi sostenibile, green, che possa servire a tutta la nostra provincia e che sia ecco, con gli standard internazionali, perché questo sarà un ospedale veramente nuovo e capace di dare risposta a quelli che sono i bisogni sanitari. Ringrazio il commissario per il grandissimo lavoro che sta facendo, l'ingegnere Monteforte. Noi come politica dobbiamo dare un sostegno perché l'iter sia velocizzato e perché la prima pietra sia posta nel più breve tempo possibile. Ciò significa che la regione deve fare il suo lavoro e i deputati regionali, con Carlo Ginistro in primis, stanno lavorando perché arrivi quella delibera di giunta che poi andrà al Ministero della Salute. Dal Ministero della Salute poi ci sarà tutto un processo che deve essere velocizzato. Quando arriverà a Roma questa delibera, cioè al Ministro della Salute, il sottoscritto farà il massimo perché tutto il processo sia il più veloce possibile. Quindi siamo uniti, siamo sinergici, deputati nazionali, deputati regionali, sindaci, vogliamo tutti, abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è quello di realizzare il nuovo ospedale. Su questo lavoriamo tutti assieme, quindi dobbiamo essere ottimisti. Il nuovo ospedale si farà, sarà un DEA di secondo livello, molto importante, sarà una struttura avanzatissima, abbiamo visto un progetto veramente molto bello, quindi dobbiamo essere tutti ottimisti e lavoriamo tutti per raggiungere quell'obiettivo. Intanto si aspetta l'ultima delibera di giunta che arriverà questa settimana, finalmente dopo un grande lavoro che è stato fatto da tutti la deputazione, anche dal presidente Renato Schifani, dalla sua giunta. Finalmente Siracusa avrà un ospedale, il nuovo ospedale, che servirà non soltanto ai siracusani, ma a tutta la provincia intera. Abbiamo fatto questa riunione, grazie a Sua Eccellenza il Prefetto che ci ha convocati insieme alla Deputazione Nazionale e tutti i sindaci della provincia. Abbiamo spulciato tutte quelle che sono le problematiche che diciamo, sono intercorse per la realizzazione dell'iter del nuovo ospedale. Oggi all'appello mancano all'incirca 20 milioni di euro che il governo regionale dovrà impegnare in una delibera di giunta tra qualche settimana e poi la palla passerà al Ministero che dovrà autorizzare l'iter diciamo, dell'utilizzo delle somme dell'ex articolo 20 per consentire la realizzazione di questo nuovo ospedale che sarà un DEA di secondo livello, così come predisposto dall'assessore Razza, ovvero governo Musumeci, che prevede appunto lo spostamento di alcuni reparti dal Garibaldi a Siracusa. Come ho detto, rilasciato ieri in un'intervista, la realizzazione del DEA di secondo livello è diciamo, una volontà politica che ad oggi è diciamo, stata definita e stabilita e che in quanto deputazione regionale, in quanto rappresentanti del territorio, ci toccherà difendere. Il continuo rimpallo governo-regione rischia di allungare i tempi e rischia anche l'aumento dei prezzi. Questo è quello che si paventa, naturalmente, perché già ritardi ce ne sono stati tanti. Come ha detto l'onorevole Spada, in questo momento è importante, importantissimo, velocizzare tutto l'iter. Tutto l'iter è burocratico e amministrativo affinché si raggiunga l'obiettivo il più presto possibile, proprio per ne evitare che ci possa essere un nuovo problema con il prezziario regionale. Ma questo non accadrà. Io sono ottimista, lo sapete che sono sempre stato ottimista, è un ospedale che si farà al più presto, sarà un DEA di secondo livello, i soldi sono stati intercettati tutti, per piccoli disguidi tecnici si ritarderà di 1 o 2 settimane, ora la parola passa al Ministero della Salute a Roma e lì abbiamo impegnato i nostri deputati nazionali ad essere con i riflettori puntati su questo problema. Non dobbiamo ritardare più questa opera importante e necessaria. Le novità sono ottime, il commissario straordinario ha illustrato il progetto, ha illustrato il progetto anche sull'aspetto tecnico di quello che sarà l'ospedale, il nuovo ospedale di Siracusa, un ospedale all'avanguardia, un ospedale con tutti i servizi, con la massima sicurezza. Le notizie sono ottime perché il quadro anche economico si è concluso, si è completato, ha chiesto il commissario straordinario l'aggiornamento dei prezzi, c'è stata la rassicurazione del Presidente della Regione che per la mancanza ancora una volta dell'ultima parte di fondi, perché c'è stato nuovamente l'aggiornamento dei prezzi, che è una disgrazia questa cosa qua,
è stata assicurata dalla Presidente della Regione, quindi perché non vogliamo far partire i lavori solamente mettendo in atto la costruzione di un piccolo stralcio dell'ospedale, ma quando inizieranno i lavori, e io sono pienamente d'accordo con quello che dice il commissario, i lavori devono partire per l'inizio e fine lavori del nuovo ospedale di Siracusa, che i siracusani aspettano da 50 anni.